Ragazzi, siamo qua allo stand di Samsung, guardate qua, ci sono tutti questi ragazzi che stanno praticamente facendo una corsa sul kayak con il VR4D, praticamente un VR appunto in quadridimensione. Questa è l'immagine che vediamo noi senza VR, ok? E adesso praticamente fanno un bel giro con il kayak. Tra l'altro vedete davanti che ci sono anche delle ventole, questo per via che appunto è 4D. Mentre invece là in fondo, non so se si riesce a vedere, c'è praticamente lo stesso, però con il kayak. Facciamo un piccolo zoom per vedere se... No, scusate, con il le montagne russe, scusate. Vedete? Sempre in 4D, mentre invece qui abbiamo quello con la mountain bike. Andiamo a vedere un attimino questi ragazzi qui come si muovono. Vedete, hanno il telefono davanti nel sensore VR. Ecco, sono partiti. Questo che vedete di qui è l'immagine che vediamo noi senza VR, mentre invece loro diciamo hanno un'esperienza davvero diciamo molto particolare, non è una cosa comune. E niente, dai, andiamo un attimo a spostarci e andiamo a vedere un attimino anche di là cosa ci aspetta da questo stand di Samsung. Come potete vedere è veramente immenso, parte presente, hanno preso diciamo una hall dove di solito ci sono più brand e praticamente è stata coadiuvata unicamente per Samsung. Qui dietro c'è tutta la parte mobile con i nuovi Gear S3, Gear S3 Fronter, vedete? Sono nella teca, non so se si riesce a vedere, mentre di qui abbiamo il Classic, sono un pelino grossi, vi metto di fianco per vedere se riuscite a vederli. In realtà la parte dietro di metallo che vedete è il sostegno all'orologio, visto così non sembra tanto grande, ma vi posso assicurare che non c'è solo la parte metallica che vedete qui, ma c'è anche una parte plastica che sta prima praticamente del supporto appunto dei gear, e quindi vabbè, non grande ma neanche sicuramente piccolo come orologio, soprattutto spesso, quindi probabilmente dovranno assottigliarli un po' perché è davvero molto grande. Andiamo a fare un giro qui, vediamo cosa c'è, devo cercare di capire cosa possa essere questa cosa. As we are moving the phone over the video. Ah, ok, praticamente vi fa vedere la differenza tra una foto senza HDR e una foto con HDR. Quindi la foto sotto è con HDR, mentre invece quella proiettata sullo smartphone è con HDR, è senza HDR. Questo non l'ho capito da quello che stanno dicendo perché c'è molto casino, ma l'ho capito dal fatto che la foto è più scura. On the smartphone without HDR. On the video with HDR. Yes. Ok, come dicevo io, quindi sullo smartphone è con l'HDR, mentre invece l'immagine proiettata sul pannello qua è praticamente senza HD, con l'HDR, scusate. Di qui lo stesso. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere per esempio questa foto, come fa l'operatore. This one is without HDR and in the base with HDR, correctly? Yes. Okay, infatti era come avevo immaginato, because the, with HDR the photo is more clear, yes. More defined, okay, yeah, molto più colorata, più chiara, e tant'è. Va bene, dai, andiamo a farci un altro giro e vediamo un po' cosa ci aspetta.